Questa è la 1911 Nitro Custom, fornita direttamente dai ragazzi di Red Wolf Airsoft. Scusatemi se vi porto il video solamente ora, ma ho avuto un periodaccio e non sono riuscito a fare praticamente nessun video. È una pistola che si presenta molto bene, sia dal punto di vista della scatola che della pistola in sé. Ha degli interni che sono ben fatti, un'estetica niente male, soprattutto con delle ottime rifiniture, ma andiamola a vedere più nel dettaglio. Ciao ragazzi, bentornati, io sono Rico e questa è come si presenta la scatola della pistola. Andiamo subito a vederla, che diciamo è fatta abbastanza bene. Andando ad aprire troviamo subito appunto il manualetto di istruzioni, se così si può dire, perché comunque come vedete è molto scarno, è un foglio semplicemente piegato in tre parti. Come vedete qua vi fanno vedere l'inserimento della valvola CO2 e il regolamento dell'OPAP, perché appunto questa pistola lo possiede. Poi abbiamo un esploso della pistola stessa, questa è la copertina, e poi qua le solite avvertenze, state attenti a non fare certe cose, bla bla bla. E qua c'è una piccola storia, un'introduzione per quanto riguarda appunto il marchio Nighthawk e tutte le altre cose. Andiamo a rimuovere la pistola e qui sotto, come poi ci viene anche suggerito dalla scritta, ci sono degli accessori che vi faccio vedere subito. Allora, questa qui è la chiave a brugola per andare appunto a inserire la bomboletta CO2. Poi abbiamo un sacchettino di pallini incognito, quindi come io vi consiglio sempre evitate di usarli, perché insomma sono pochi e non si sa di che marca sono. Non è detto che se sono all'interno di diciamo di questa pistola sono per forza di quella marca, quindi piuttosto evitate e buttateli via. Poi c'è questo piccolo pezzettino che, se non sbaglio, è un componente che va all'interno del gruppo aria. E infine troviamo il silenziatore, questo piccolo silenziatorino che diciamo non serve praticamente a nulla, è solo estetico, perché poi tra l'altro non c'è neanche la spugna dentro, anche se pure se gliela mettete non è che cambia di tanto il suono, però comunque è sempre una cosa in più. Ed ecco qui la pistola in tutto il suo splendore. Come vedete ho già montato il silenziatore, che diciamo ci sta abbastanza bene, e vi volevo far vedere questo pezzettino qua, che appunto, se non capite come si monta, è semplicemente perché c'è questa ghiera che va a coprire la filettatura. Infatti all'inizio non capivo, dicevo vabbè, mettono il silenziatore e poi non c'è il filetto. In realtà era mascherato da questo pezzetto, che nel caso appunto non volete montare il silenziatore ci mettete questo qua per appunto coprire la filettatura, che si protegge e in più è anche antiestetico e quindi così è più carino. Con il silenziatore diciamo assume un carattere abbastanza aggressivo e particolare. Io sinceramente non mi fa proprio impazzire, sia perché questo silenziatore non è proprio il top della qualità, e poi è molto sottilino, non lo so, non mi dice niente. E poi c'è da dire che quando andate a montare un silenziatore nella pistola fa un po' di gioco. Questo non è appunto non è difettoso questo, cioè in ogni pistola più o meno è così, perché come sapete le canne interne delle pistole bene o male hanno un po' di gioco, che è dato dal fatto che hanno tutto il meccanismo di scarrellamento, quindi è normale, non vi preoccupate. Però comunque finché utilizzate la pistola per giocare, quindi fate dei movimenti da gioco, non si sente questa vibrazione. Però se cominciate a scuoterla sentite questo rumore che fa, però non è così fastidioso. Bene, partiamo quindi con la recensione di questa pistola. Allora, intanto questa è appunto una collaborazione tra RVA e la Nighthawk, che appunto ha permesso appunto di dare i loghi che sono appunto originali, e come vedete appunto qui c'è RVA, che è appunto il brand di Red Wolf, e hanno messo insieme questa pistola, che devo dire che non è niente male. Allora, ha un peso che è di 930 grammi, quindi si avvicina al chilo, infatti si sente, è bella sostanziosa. Poi abbiamo la canna interna, che è lunga circa 12 cm, ha una lunghezza con il silenziatore di 34 cm e invece senza di 20. Poi il caricatore ha una capienza di 17 colpi, e tra l'altro una nota che leggevo sul sito è che hanno cioè questa pistola è compatibile anche con i caricatori della KVC. Infatti anche la KVC fa una sua versione con i loghi Nighthawk.
E qua appunto vedete c'è la bomboletta. Ora vi mostro un attimo l'estetica della pistola, che appunto come vedete all'inizio è veramente ben fatta, è una pistola di buona qualità. Allora intanto è full metal, diciamo tutto il corpo della pistola e parti interne, carrello, ovviamente tranne le guancette, è tutto in metallo. Allora, come vedete qui sotto abbiamo una slitta Weaver con tutte le tacchette, quindi possiamo andare a montare un accessorio, una torcia, un laser, quello che vi pare, cosa che bene o male la classica 1911 non ha, però insomma non è questa l'unica che ce l'ha la slitta, ce ne sono tante. E poi appunto questo modello, che appunto con questo custom, semplicemente ha le guancette che appunto sono realizzate appunto con i loghi e con le fattezze Nighthawk Custom. Infatti come vedete è tutto zigrinato, tra l'altro si impugna veramente molto bene, vedete c'ha queste ondine che adesso non so se riuscite a vedere bene, c'ha tutte queste onde e in più ci sono anche tutte le righe che sono abbastanza profonde a tal punto che danno veramente un buon grip, è una buona sensazione. Poi appunto sono fatte molto bene, di una buona plastica, e ci tengo a precisare che queste viti che appunto sono presenti da tutti i lati sono in acciaio e sono delle viti a brugola veramente ben fatte, perché spesso sono di quelle viti che si spannano, che si rovinano, che si fanno la ruggine, invece queste sono veramente tanta roba, ma poi si vede subito occhio nudo che sono buone. Il carrello invece vedete ha queste scanalature, ma nulla di più, non ha chissà che cosa di diverso. Anche ecco, forse le tacche di mira sono leggermente diverse, non tanto nella forma, sì, adesso non ricordo esattamente, però questa mi sembra più alta rispetto alle classiche tacche di mira della 1911. E poi vedete ci sono i pallini bianchi, che questa è un'ottima cosa per far sì che siano più visibili. Una cosa che non mi fa impazzire è il grilletto, che allora il feedback che ha mi piace, però la finitura che ha è tutta un po' argentata, con questa specie di perlaceo, questo argento perlaceo che non mi fa proprio impazzire. Preferisco l'acciaio, quello satinato, oppure sì, insomma, diciamo il concetto di queste viti principalmente. Ma questi sono proprio dettagli. Invece per quanto riguarda la funzione in sé della pistola, il carrello, cioè è una delle prime cose che andiamo a vedere in una pistola. E come vedete funziona bene, è scorrevole, fa dei buoni rumori e soprattutto finché, adesso dal video non si capisce molto, però il feedback avendo la pistola in mano è notevole. Ecco, questo è un altro piccolo difetto che ho notato, è sì scorrevole, però ha dei momenti in cui si incanta a metà, ma questo succede solamente quando la pistola è in una certa posizione e fa così. E anche il cane è veramente tanta roba. Come vedete anche lui, tra l'altro è molto duro, quindi mi piace, perché insomma c'è una molla bella resistente, e queste pistole per essere fatte bene bisogna che abbiano questi dettagli. Poi qua c'è la sicura, come vedete, che è ambidestra, e però la sicura appunto la potete azionare solo nel momento in cui il cane è giù, perché vedete così va in su e il grilletto si blocca, il carrello si blocca, perché proprio fisicamente va ad incastrarsi in una scanalatura, e se invece io tiro giù posso andare a sparare. Sto morendo perché c'ho un mal di gola allucinante. Poi questa, come sapete, è la seconda sicura delle 1911, che la trovo veramente interessante, piuttosto che quella della Glock, che io ancora non la capisco, che ha la sicura esattamente sul grilletto, che basta che uno lo prema comunque e la Glock spara. Invece questa ha già più senso, perché se uno non ha la pistola in mano e fa solamente così non spara, proprio perché c'è questo sistema qui. Adesso chi non è utilizzatore delle 1911 può essere un pezzo in più, che magari uno dice mi dà fastidio avere un tasto lì da premere. In realtà fidatevi, non ci si fa neanche caso, perché tra l'altro c'è una molla che è molto morbida, e poi quando voi prendete la pistola per forza di cosa andate a stringere, cioè non è che la tenete così molla e sparate a una boia di culo. Poi qui dietro c'è un'altra zigrinatura, sempre in metallo, anche questo è veramente utile, perché se fosse liscio, diciamo con la mano sudata, qua è veramente un casino. E poi una cosa che mi ha veramente colpito è il caricatore, perché intanto si sgancia veramente bene, nel senso aggancia e si sgancia bene, vedete, se io premo il tasto lui viene giù, e quando la riaggancio, vedete, cioè il gioco è veramente minimo
e si sente proprio dal rumore che calza bene. E poi una cosa che mi piace è questa tacchetta che c'è qua in fuori, che oltre a essere d'estetica, come vedete, gli dà un look un pochino più aggressivo. È super interessante il fatto che se vi cade il caricatore, che è una delle cose che capita più spesso, sia che avete la pistola in mano che magari prendete contro per sbaglio, questa parte qua è in polimero, vedete, e vi salva un pochino soprattutto la questione valvole, perché nelle classiche 1911 il caricatore è esattamente a filo con il corpo della pistola. Infatti quando sganciate il caricatore dovete per forza mettergli una mano sotto, invece qua volendo lo potete prendere anche da qui, cioè potete sfilarlo da qui delicatamente e ce l'avete già in mano, mentre nella classica 1911 per forza dovete stare attenti, perché se lo premete il caricatore salta già fuori, invece qua prima lo potete fermare. Sono tutti dettagli, però appunto sono quelli che fanno la differenza. Il caricatore che diciamo in sé è fatto anche bene, sì, non è proprio super definito qua nella parte interna, però vabbè, non mi sembra che vada ad influire sul funzionamento, mentre il beccuccio qua dove passano i pallini è in plastica, quindi come già ho detto in vari video è quasi meglio che sia così, perché se è in plastica c'è questo pernetto qui che poi dopo lo potete andare a sostituire, mentre se è in metallo solitamente lo fondono con tutto il componente e se vi si rompe quello è da buttare il caricatore. E quindi appunto ci stanno 17 pallini e la molla è abbastanza dura e soprattutto scorre bene, non ha intoppi, e come vedete c'è la finestrella qua sotto per andare a mettere i pallini, quindi non dovete impazzire a schiacciarli da qua, ma c'è qui sotto, vedete qua che si allarga. Vado ad inserire una nuova bomboletta, perché questa qui è scarica. Faccio vedere che è veramente molto semplice, basta allentare un po' la vite, questa viene via, come vedete questa sopra è forata, qui c'è un forellino. Andiamo a mettere quella nuova, dovete semplicemente infilarla qui nella sua scanalatura, allargate bene la vite sotto, una volta che è dritta in posizione stringete un pochino la vite finché la bomboletta non si blocca e poi andate ad avvitare il più veloce possibile, se no vi esce tutto il gas, che tra l'altro puzza un po' di scoreggia. Voglio inoltre farvi vedere come si fa a togliere il carrello, anche perché voglio farvi vedere la componentistica interna. Allora, bisogna togliere il caricatore, poi dovete scarrellare finché non arrivate a questo punto qui, vedete ci sono due scanalature, una è quella di bloccaggio e l'altra è questa qui, questa mezzaluna. Dovete poi andare a spingere questo pernetto che c'è di qua, che è il continuo di questo, esattamente lì. Spingete, questo qua si sfila e viene via e poi vedete il carrello viene via. Questa è la parte sopra, come vedete qui c'è l'imbocco, non so se si riesce a vedere, ecco qui c'è l'imbocco del gas e qui sotto c'è la rotellina o pop. Adesso provo a toglierlo per farvelo vedere se riesco. No, non riesco perché c'è il silenziatore. Vabbè, comunque qui sotto vedete c'è la rotellina dell'op-up. E invece l'altra parte della pistola, anch'essa vedete, è ben fatta. Diciamo non è molto lubrificata, però c'è anche da dire che non è a green gas, quindi il green gas dentro ha del lubrificante, quindi troviamo sempre tutto oleoso. Invece qua conviene ogni tanto, magari una volta al mese, darsi con del lubrificante a silicone lungo le guide. Però comunque anche qua vedete funziona tutto molto bene, non ci sono delle sbavature, anzi queste parti sono tutte in acciaio, quindi tanta roba. Quindi adesso è ora di testarla per vedere come spara, perché quindi abbiamo visto che è fatta bene, bella e tutto, è realistica, però deve anche sparare bene. E quindi adesso faremo la prova di tiro e la prova cronografo, tra l'altro prova cronografo che adesso non ho ancora fatto, la farò insieme a voi e spero che appunto sia nel jaul, perché appunto venendo dall'estero può darsi che non lo sia, però c'è appunto specificato nel sito che c'è un kit apposta, una valvolina, non è nulla di che appunto si mette all'interno, va a stringere il beccuccio e fa in modo tale che esca meno gas. Andiamo a vedere come spara. We'll be right back.
Beh, come avete visto, spara molto bene anche lontano. Non per niente il cronografo ha rivelato appunto che è over joule. Infatti tira a più di un joule e mezzo. Infatti questa non è utilizzabile in giocata. Penso che quel pirolino che ho trovato nella bustina, questo, penso che sia questo qui che vada a bloccare la valvola, ma non ne sono sicuro. Mi andrò ad informare perché so che appunto non è una modifica così costosa che si fa, così che almeno la posso utilizzare, perché è veramente una bella pistola. Detto questo, ragazzi, la recensione è finita. Io ringrazio tantissimo Red Wolf per avermi mandato questa pistola a titolo completamente gratuito e spero di essere stato esaustivo con la recensione. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!